Dobbiamo organizzare una festa. Buongiorno. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oggi è un grande giorno. Oggi è il compleanno di Seba e noi genitori, come sempre, stiamo correndo a prendere i regali. Perché il negozio chiude tra mezz'ora, 25 minuti. E quindi stiamo andando a prendere i regali per il bebè. Ma oggi vi faremo una bella sorpresa. Una bella festa sorpresa che non si aspetta, quindi andremo poi a preparare tutto. Ma prima andiamo a prendere i giochi per il mio bebè. Hola. Allora, cos'è che voleva? Il tirannosauro? E poi? Ah, ma tu sei il telefono. Allora, cos'è che voleva? Allora, sicuramente uno Spider-Man. Ah, guarda questi, che belli che sono. Ma non è Spider-Man? Sì, però c'è Spider-Man. E questo invece cos'è? Non lo so. Sei comoda, amore? Sì. Sei comoda? No, abbastanza. Vuoi darmi qualcos'altro da tenere qua intanto che ti giri nella pasciuta? Dai, poi? Poi l'ultimo. Io riprenderei uno Spider-Man così. Sì? Sì. Ma fa qualcosa? No. Sì, con sonido ci sta. Sì, e sarà a scarico. Operazione giochi conclusa. Abbiamo preso anche questo giochino per Ricky. Sì, per apprendere questo l'inglese qua, che mi sembra molto carino, che lui adesso sta facendo inglese. Tra l'altro voglio trovargli anche un corso di inglese. Però intanto questo qua mi sembra abbastanza educativo. Allora, amore, come va con i regali? Sono brava a fare i pacchetti. Sei brava, li vedo, bellissimi, amore. Ma che belli. Hai trasformato un compleanno in un incubo. No, beh, che siamo sempre in ritardo, non facciamo mai le cose con i tempi giusti. Ma come sei seduta poi da principessina? Dai, non sono venuti così male. Sono terribili. Terribili. Non vi avevo spiegato qual è l'idea del compleanno di Seba. Cioè, tu hai un'idea, io devo fare l'esecutore. L'idea è quella di fare una navicella spaziale. Avevamo comprato questa tenda che in teoria tu la butti e si fa. E si... Te la butto. Ciao Laura. E quindi poi... navicella spaziale è bella grande, è per tutti. E se faranno i bravi, anche stanotte faremo una cosa fighissima che non abbiamo mai fatto. Se Ale ce la fa. Ah, c'è colpa mia. Non ho idea come si chiuda sta roba. Ma questa qua rimane in salotto per sempre. La porti a parto. Sì, in verità quando l'avevamo comprata avevano detto che in 2 minuti si apriva. Forse leggere le istruzioni poteva aiutare. Attento, attento che c'è un gatto! C'è un gatto! Dov'è il mio gatto? Amore, attento al mio gatto! E viene nella navicella spaziale pure lui. È il gatto spaziale. Poldo! Comunque per loro, visto che ci sarà un bel po' di movimento, ho messo il Fairway Help che ci dà una mano a tenerli tutti belli tranquilli ed è ottimo per questioni temporanee. Allora, serve anche a me, non c'è per gli umani anche. Amore, questo io penso che sia la base. Sì. Quindi mettilo giù. Ah, è la base questa. Eh sì. A che ne so. Sì. Ok, metti l'entrata di qua. Ah, quella è l'entrata. Eh sì, madre mia. Ok, basta, a posto. Sei lì che la ribalti. C'era facilissimo. E qua, a posto. Io non lo so, la devi fissare per non farla volare, ma va bene anche giù. Non vola, credo. Non penso. Dov'è le mani? Laura, sei pronta ad entrare nella navicella spaziale? No, non ho capito cosa succede perché mi devo riprendere. Sono 31 gradi. Sono portato a arrivare, non è neanche dove tu sei a creare, mi sa giusto. Allora, quasi tutto pronto.
Dai, questa era una strana navicella spaziale, un po' ci assomiglia. E mi manca solo il 4, ma non riesco a gonfiarlo. Di solito l'addetto ai gonfiaggi di questi robi lunghissimi e giganti è Ricky, quindi glielo lascerò a Ricky per gonfiare lui, perché non riesco. Mi si blocca la porta. La nostra navicella spaziale. Tanti auguri. Ciao. Ciao. Cos'è questo? Cos'è una navicella spaziale? È una navicella. Dove sono i miei due astronauti? I miei due astronauti? Qual è il mio, mamma? Allora, questo 5, 6, quello è tuo? Questo è tuo? Dove sei, mamma? Amore mio! Entrate, astronauti! È una navicella spaziale magica! Così, uscite! Chiudetevi! Eccoli! Il compleannero! Wow! Quante attività per il giorno? No! E tu? Mangiamo qua la pizza? Sì! Sì? Ce la ti metto questa? Sì, mettitela! Aspetta, cantate la canzone che me la mette lì sulla TV! Che cantiamo già la canzone! Sì. Ma non la cantiamo con la torta! No! Ah, vabbè, cantiamola! Ah, Ricky! Mi gonfi questo! Dai! Che anch'io! Sì, è tua! Aspetta, non prima di mettere una sera! La spilla del compleannero! Fa vedere! Wow! Adele a me! Seba! Mamma, dov'è il palettino? Cosa stai facendo? Fallo ancora! Cosa oggi è? È il mio cumple, ma la vedo la camera! A guardare la mia camera! Ma il mio... Ma bravo, è l'ottimo modo per spaccare tutto! Vai! Bam! Voglio mangiare! Adesso mangiamo! E comiamo la pizza! Una rovina! Leggera, i quattro formaggi. E il mio? E questo è di Seba, Ehi, guarda, un colore. Ma non mi piace più. Non ti piace, perché no? Sta benissimo invece. Com'è? Diciamo la merenda. Sebastian sta perlustrando se c'è un pezzo di verde, ma non c'è amore il verde. Non c'è amore. Una codanna arancia. No. Sebastian. Adesso quando dice c'è una cosa bianca. Sebastian, e hai quattro formaggi, non c'è niente, guarda. No, c'è una codanna arancia. Entonces non mangi niente. Non mangi niente. Come fa l'astronauta poi se non mangia niente a partire con la navicella? Sì! Auguri! Cosa, Seba? È tutto mio. Cosa è tutto tuo? Questo. Piccolo principe. Ma non posso prendere un po' di spec? Non so come mi mangio. Te l'hai mangiato tanti. Ma ho mangiato solo una fetta. Mi dai un pezzo di spec? Qua sulla mia pizza? No! Neanche un pezzettino! Ti do uno piccolino! Dai, uno piccolino! Vediamo!
buono il formaggio. Grazie! Andiamo a giocare a nascondino. Vai, Dora! Comincio! Vai, nascondino! Vai! Non vi sto vedendo! Uno! Due! Tre! Io non faccio da più! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Arriviamo! Andiamo a beccare Ricky! Andiamo! Riccardo! Ah, ma voi siete ancora qua! Sì, ma mia mamma è offesa! Perché? Attento! Ma dov'è Riccardo? Dov'è? Un pasticcione! Un pasticcione! Vieni! Seba, dove sei? Non lo vedo. Sarà qua dentro. Prova a vedere dentro. Dentro. Seba, sei qua dentro? No. Non c'è nessuno. Ma ti sei nascosto benissimo. Andiamo a trovare Ricky. Sì. Andiamo, vamonos. Aspettate. Andiamo. Non mi compriamo. Ecco. Vai, tu sei il primiero. Perché è il tuo compleanno? Certo. Madre mia! Dove è Ricky? È ancora lì! Dici? Sta qua, qua! Si è messo qua ancora! Ma lui è qua. Dici? Magari si è chiuso però, eh! Vai a controllare, Seba! Seba, vai a controllare fuori, che secondo me si è chiuso dentro! Dice, aperta un po', però, Guarda nel tuo bagno. Che è gol? Io sono il suo bodyguard. Non c'è? Ma dove cavolo è andato? Sì, però... Dà un bacio alla mamma. Ehi, guarda che bella. Dà un bacio alla mamma. Ah, e si chiama Goofy Lego. Ma costa la pena di un come si chiama? Goofy Lego. Un bacio? Aspetta. No, tanto insieme voi. Come voi? In questo momento... Guarda, chiaro. Mucho. Cumpleaños.
fortuna. Tranquilla. Ti aiuto, Seba. Prima desiderio. Adesso mangiamo la torta. No, quello è di Ricky, quello è di Ricky. Daglielo a Ricky, quello. No, è di Ricky. Quello è di Ricky, dei grandi. Apri l'altro tu. Prendine un altro. Vai. Apri. No, io apro l'ultimo. Tu lo apri per ultimo. La mamma avrà tolto i prezzi? Certo. Sì, una dei prezzi. Ti piace? È bello? Wow. Spider-Man. Ma non no, oh. Un mio euro. Wow. Dopo combattiamo, Seba. Ma Spider-Man non lo apri? No. Uno più grande. Come ce l'ha già? Come ce l'ha già? Che parla, no? Ma no? Sì, non ce l'ha. No! Dice che non ce l'ha. Sì. Se lo porto? No, no, lascia stare. C'è un regalino anche per Ricky, però. Dov'è? È il regalo del fratello maggiore. Cos'è? Per apprendere l'inglese, visto che sei molto bravo, è un gioco di apprendimento. Caspita, Ricky, che bello, Ricky, quello lo possiamo fare per me. Ricky, quello lo facciamo io. La faccio davanti a tutti. Com'è che fai il granodolmo? Abbiamo anche uno special guest qua, Golf, che stranamente è arrivato, madre mia, non per cadere, amore, amore, la mamma, si è spaventata, amore, eh? E che? Vai, scendi, scendi, vai. È buona, Seba? La situazione è decisamente degenerata. Sembra American Gladiator, quelle trasmissioni. Aiuto! Gli occhiali di Prada! Gucci Prada! Preparando. Seba, cosa stiamo facendo? Cosa... Una cavagna. Una cavagna. Che bello, posso venire anch'io? Sì. Dai. Siamo pronti per fare il nostro pigiama party. Vieni anche tu con noi. Arrivo. No, che io non la voglio. Scusa? Non la voglio. Ma ho fatto tutto. Scusa? Io non la vuoi? Non mi vuoi? Fuori, dammi un abbraccio. Me ne vado via. Ciao. No. Ciao. No. Fai vedere che la mamma è lì. Sì.
cucchiaio. Adios, Dakota. Adios. Cos'è che vuoi? Il lattino. Il lattino? No. No. Vuoi il brodino? No, il lattino. Il lattino? Ma cosa fanno questi qua? Anche io. Ma tu l'hai già bevuto? Non è vero. L'ha già bevuto, vero? Non so. Eh? Dell'acqua. Ha bevuto il lattino, Seba? No, era acqua, dice. Dice? Non è una bugia? Sicuro? Grazie, dentro per il lattino. L'altro è che non l'ho bevuto il lattino, per quello. Ancora non l'ho bevuto.